L'ultimo consiglio comunale, prima dell'arrivo del commissario, finisce nell'ormai immancabile Gazzarra. Ad assistere allo spettacolo manca il sindaco dimissionario Giorgio Orsoni, che affida le sue ultime parole da primo cittadino a una lettera letta dal presidente dell'Aula, Roberto Tuletta. Non è la conclusione che mi ha dato, che ho mandato, che ho affrontato con l'entusiasmo di cuore per se stesso, nella speranza di contribuire a migliorare la vita nella sua città, e che invece è stato e continua ingiustificatamente ad essere assimilato a chi decisamente ha speculato su di essa. La maggioranza, prima delle annunciate dimissioni di gruppo, decide di approvare una serie di delibere ritenute urgenti per la città, suscitando le ire del consigliere di Fratelli d'Italia, Toni Cavaliere. Lo show continua con la prematura dipartita del consigliere PD Franco Conte, che lascia anticipatamente l'aula in polemica contro la mancata discussione di un suo ordine del giorno sul commercio di vicinato, non prima di un alterco contro gli immancabili contestatori. Paga le tasse, poi parla! Poi il palcoscenico tocca al verde Beppe Caccia, che, sostenuto da una parte del pubblico, invita chi protesta a seguirlo forcone in mano di fronte alla sede della regione. Mi piacerebbe che i signori che sono in platea si trasferissero appena finito qua, non preoccupatevi, è questione di qualche ora, si trasferissero appena finito qua a Palazzo Ferrofini a chiedere lo scioglimento del Consiglio regionale e a mandare a casa la giunta regionale del Veneto. È la giunta regionale del sistema delle grandi opere e del mondo. Numero finale per l'ex Sebastiano Costalunga, dimessosi qualche giorno fa, che dopo aver assistito al consiglio da semplice cittadino ed essersi sgolato a dovere viene scordato fuori dalla sala da un gruppo di vigili urbani. Le elezioni sono falsate! Siete falsate! E sono falsate! Caccia, è una farsa! Siete tutti dentro!